Passiamo ora alla seconda parte di questo modulo, appunto sulla commercializzazione, packaging e labeling. Dopo aver visto appunto nella prima parte tutto quello che riguarda, facendo appunto un cenno molto generale appunto alla legislazione, alla nuova legislazione per i prodotti alimentari e all'utilizzo appunto della nuova etichetta nutrizionale, parliamo ora, entriamo un pochettino più nello specifico per quel che riguarda la ricerca che è stata fatta per arrivare poi alla creazione del nostro prototipo di etichetta. Dunque, la prima azione che è stata fatta pensando appunto alla creazione di questa etichetta è il collegare appunto il territorio a quello che poi sarà il nostro prototipo di etichetta, cioè è molto importante secondo me far riferimento innanzitutto al territorio e al paesaggio. Quindi per pensare a una vera e propria etichetta narrante, poi vedremo meglio cosa si intende e cosa abbiamo voluto intendere appunto con questa denominazione, si vuole proprio andare a integrare e a completare quello che è appunto l'etichettatura e la parte, diciamo, legale, che invece, la legislazione ci impone per un'etichettatura alimentare. Secondo noi è appunto importante che si integri con un'etichetta specifica ad hoc un prodotto così particolare e i trasformati che poi ne derivano da questo prodotto, come tutto quello che può essere i prodotti che appunto derivano da una filiera di mais sottofile del Pavese. Quindi è importante rendere unico e specifico quel determinato alimento e nel caso nostro si possono integrare queste informazioni innanzitutto descrivendo le caratteristiche di questa varietà, quindi parlando proprio della storia del mais sottofile, di quelle che sono le tecniche di coltivazione, anche se poi in maniera diciamo riassuntiva e molto stringata, comunque tutte quelle che sono le tecniche che bisogna attuare per questo tipo di cultura. Che tipologie, ad esempio, di trattamenti vengono somministrati, se comunque ci sono delle modalità di diserbo, di irrigazione. Se i prodotti trasformati, diciamo che tipo di prodotto trasformato possiamo ottenere, vengono precisate appunto le materie prime impiegate e vengono date proprio tutta una serie di nozioni sulla filiera produttiva, cioè tutta una serie di informazioni che ci fanno conoscere maggiormente, il prodotto, che stiamo trattando. Per fare ciò, ci siamo inizialmente ispirati, a dei validi esempi, già appunto esistenti, come, il caso delle etichette narranti che vengono proposte, ad esempio nel presidio di Slow Food. Qui vi cito appunto e vi faccio vedere un esempio. Questo è l'esempio del cardo gobbo di Nizza Monferrato. Ecco, vedete già come un'etichetta di questo tipo ci dia la possibilità, innanzitutto, appunto, di conoscere la varietà, quindi la descrizione di questo cardo gobbo, il territorio dove questo cardo viene coltivato, quindi diciamo che è quasi come se si volesse già subito abbinare il prodotto al paesaggio, quindi visualizzare bene la zona, come vi dicevo appunto prima, anche la coltivazione, quindi varietà, territorio, coltivazione, quindi i metodi, le migliori pratiche, diciamo, di coltivazione. Qui ad esempio viene anche indicato la raccolta, quindi sono anche informazioni che aumentano effettivamente l'interesse.
E quindi diciamo che questo può già essere un punto di partenza che poi ci ha permesso un lavoro di ricerca per quello che invece era l'etichetta che volevamo proporre. Quindi sempre per arrivare poi alla presentazione di un prototipo di etichetta sono state comunque fatte delle ricerche ovviamente di mercato su etichette già esistenti. Non ci siamo focalizzati ovviamente solo su un'etichetta da monoprodotto, quindi da farina, in questo caso di mais sottofile, ma anche abbiamo guardato tutti i prodotti trasformati che con questo tipo di farina possono essere prodotti, quindi in questo caso gallette di mais, comunque anche prodotti dolciari, pasta, eccetera. Ecco, vedete come in questo caso questa etichetta appunto di gallette di mais sottofile che già esistente sul mercato, ci sia già questa, così, questa prima dichiarazione in etichetta ben visibile, mais antico italiano, e anche questa dichiarazione dove appunto si sottolinea il fatto che appunto questo tipo di mais sia ricco naturalmente di fibre. Quindi già queste due dichiarazioni messe appunto in etichetta possono essere una buona, diciamo, un buon richiamo per il consumatore finale. Sempre per continuare a segnalarvi qualche altro esempio che appunto abbiamo trovato durante la ricerca. Qui ad esempio, appunto, vedete queste gallette di mais antico sponcio rostrato, in cui viene messa proprio anche la fotografia di questo agricoltore custode di antiche varietà, quasi diciamo come dimostrare un certo grado di, così, di veridicità sul fatto che l'agricoltore, è colui che poi, l'agricoltore custode in questo caso, è colui che poi detiene e dovrebbe detenere in purezza la semente e seguirne poi tutti i processi, di coltivazione secondo le migliori pratiche. Ecco, in questo caso viene proprio inserita anche l'immagine, sul packaging. Ecco qui altri esempi comunque di ottofile. Qui sono delle confezioni abbastanza semplici dove la farina viene lasciato ampio spazio visivo proprio al tipo di granulometria della farina, sia nella foto di sinistra che in quella di destra, e l'etichetta praticamente viene messa solo sulla chiusura superiore. Questo in caso di prodotti, diciamo così, rustici, può essere effettivamente, una bella strategia di vendita, in quanto l'impatto visivo con questa appunto rusticità, può senz'altro, stimolarne l'acquisto. Continuiamo con altri esempi appunto di confezioni di farine integrali, come in questo caso. A sinistra abbiamo questo mais rostrato rosso di Rovetta. Vi volevo solo così segnalare, ad esempio, qui c'è proprio una sorta di informazione, di messaggio anche molto confidenziale, fatto quasi, sembra quasi firmato e scritto. Dall'agricoltore stesso, in cui dice appunto, parla velocemente di che tipo di varietà stiamo parlando e parla appunto della zona di coltivazione. Ecco, vi voglio far notare, ovviamente, ritornando appunto alla prima parte della spiegazione dell'etichetta nutrizionale, questa appunto, essendo un ingrediente unico, quindi solo farina, se commercializzato solamente nella zona ristretta, non avrebbe ad esempio la necessità di immettere e di diciamo, dichiarare con le informazioni nutrizionali i valori di tale prodotto. In questo caso vedete che vengono comunque immessi perché ovviamente questa è una farina che molto probabilmente ha un mercato, senz'altro non solo nella zona, ma viene esportata molto probabilmente anche fuori regione e in alcuni casi probabilmente anche fuori.
al di fuori dei confini internazionali. Molto carino, secondo me, è anche la grafica per il passaggio e per la spiegazione della cottura della polenta. Effettivamente nella nuova etichettatura si invoglia molto l'utilizzo sia della forma scritta ma anche delle figure, per semplificare ulteriormente il consumatore che poi appunto deve eventualmente impiegare il prodotto. È interessante e utile, secondo noi, parlando di etichettatura di un prodotto specifico come la farina di mais, in questo caso. Appunto, si parla sempre di mais 8 file, specificare sulle etichette eventualmente le diverse granulometrie, in quanto ogni tipo di granulometria dà un prodotto ben specifico. Quindi vedete a seconda della bramata, del fioretto, del fumetto, dell'integrale, i prodotti che poi si possono ricavare. Quindi la bramata comunque è la classica per polenta rustica in generale, il fioretto viene utilizzato appunto crocchette, crespelle, dolci secchi e delle paste frolle, il fumetto è la granulometria, quella più fine, più sottile, che è la grana, diciamo, finissima, utilizzata anche per dolci particolari, pancakes, e infine c'è la farina di mais integrale, che è quella, diciamo, in cui non viene praticamente scartato nulla, quindi molto molto ricca di fibre, che anche questa può essere utilizzata per una polenta molto particolarmente rustica e particolarmente integrale. Quindi lo specificare, secondo noi, e dare ulteriormente questa informazione sull'etichetta può essere comunque senz'altro un valore che la completa ulteriormente. Ancora qualche esempio, questo volevo solo segnalarvelo perché in questo caso si è scelto questo packaging e questa etichetta. Probabilmente l'intenzione, questa è una farina gialla nelle zone probabilmente piedemontane, appunto ci si è focalizzati innanzitutto sulla fotografia del paesaggio e poi si è scelto per dare molto probabilmente più rusticità al prodotto di utilizzare questi sacchetti appunto con questa colorazione molto neutra, non esponendo visivamente invece la farina del prodotto. Quindi queste sono scelte assolutamente poi personali. Ecco, prima di farvi vedere quella che è stata poi la nostra proposta, vi mostro un paio di etichette proposte da alcuni agricoltori in Oltrepò proprio a cura del progetto Attivare. Quindi diciamo che noi abbiamo sì proposto una nostra etichetta, però nello stesso tempo siamo stati anche di stimolo per alcuni agricoltori che hanno partecipato al progetto per creare loro, diciamo, delle loro etichette molto personalizzate. Quindi questi sono due nostri agricoltori, a sinistra abbiamo quella appunto dell'azienda agricola di Schiavi Stefano che ha seguito effettivamente più o meno poi richiami appunto a quello che è il territorio, appunto quello che è il suo campo di coltivazione, quindi subito molto d'impatto sulla rusticità del prodotto, e quella di destra di altri agricoltori dell'azienda agricola di Mori Andrea, dove si richiama, ad esempio, ha fatto un richiamo a quello che è già il suo marchio con il quale commercializza comunque altri prodotti. Ecco, questa è la nostra proposta, la nostra etichetta che abbiamo creato dopo una serie di ricerche. Vedete appunto il fronte e il retro. Sul fronte abbiamo voluto innanzitutto focalizzare e far vedere bene il territorio e il paesaggio a cui ci riferiamo, proprio per visualizzare bene la zona.
Parliamo ovviamente di una varietà tradizionale e quindi le due dichiarazioni che balzano subito all'occhio sono appunto cosa significa appunto mais sottofile, quindi è un mais, una pannocchia ad 8 ranghi e un riferimento a quelle che sono le cultivar locali delle quali l'Italia è uno dei paesi più ricchi. Ovviamente riferimento al progetto e abbiamo lasciato ovviamente in bianco per essere fruibile da tutti gli agricoltori che ne vogliono, diciamo, vogliono usufruire di questa etichetta, abbiamo lasciato in bianco il lotto. Sul retro diamo ulteriori notizie appunto sulla varietà, qualche cenno sulla storia di questa antica cultivar, informazioni nutrizionali che abbiamo lasciato comunque facoltativi, in quanto il produttore può decidere se il suo prodotto ha una ristretta zona di distribuzione oppure una più ampia zona di distribuzione. In questo caso, ovviamente, allora deve esserci una tabella nutrizionale, come vi spiegavo nella prima parte, e poi abbiamo inserito comunque la ricetta, che ci sembra un'informazione che arricchisce ulteriormente e incuriosisce ulteriormente il nostro consumatore. Ovviamente anche in questo caso la data di produzione, appunto, lasciata in bianco. Tutte le informazioni che possono arricchire e trasformare questa etichetta in una vera e propria etichetta narrante, quindi raccontare proprio il prodotto e il suo territorio, le abbiamo lasciate scaricabili da questo QR code. Quindi per tutte le persone che hanno voglia appunto di approfondire l'argomento, trovano poi informazioni più dettagliate all'interno del QR code. Ecco, con quest'ultima diapositiva io vi lascio queste ulteriori informazioni nel caso voleste approfondire l'argomento, quindi sia il regolamento ufficiale e trovate anche sul sito della Camera di Commercio uno sportello dedicato proprio all'etichettatura alimentare. Quindi se volete approfondirlo vi lascio questi riferimenti. Vi ringrazio dell'attenzione. E vi auguro comunque un buon lavoro. Arrivederci.